queste settimane mi ha molto coinvolto. Devo dire che vedo solo su Celentano i suoi compensi tutta questa polemica, proprio infuriare tutta questa polemica che si è scatenata in modo rabbioso e devo dire che anche a mio avviso un po' ipocrita, mi sembra, francamente. E mi viene il dubbio che ci sia sempre un po' di paura che Celentano parli oltre che cantare, ho sempre questo sospetto perché se no non si spiega. Comunque rispondo alla questione della beneficenza rifacendomi alla conferenza stampa del 13 dicembre scorso, perché lì ci eravamo lasciati. In quell'occasione io ad una domanda che avevate fatto voi giornalisti, quale compenso avrà, e ovviamente non è una competenza mia questa, però io ho risposto quello che è giusto per un grande artista come lui. E Fiorello, cosa è costato a serata? Ho detto questo. Questa, adesso la posso spiegare, era ovviamente una battuta perché noi non conosciamo ovviamente qual è stato il compenso di Fiorello. E poi ho detto questo, penso che Adriano chiederà un euro in più, ma non perché vuole prendere più degli altri, ma perché questa volta vuole dare tutto in beneficenza. Era il 13 dicembre. 15 giorni fa Celentano mi ha comunicato il modo che aveva scelto per andare in beneficenza il suo compenso e adesso io questo modo ve lo spiego. Allora, il contratto di Celentano prevede la possibilità che Adriano partecipi a una serata, a due serate oppure a tutte le serate di Sanremo. Credo che poi il dottor Fiorespino confermerà questo. Oggi nessuno sa, e credo nemmeno Adriano lo sappia, quante serate farà. Se Adriano farà una serata, percepirà un compenso di 350.000 euro. Se farà due serate, percepirà un compenso di 700.000 euro. E se ne farà tre, quattro o tutte e cinque, percepirà un compenso di 750.000 euro. Una settimana fa, Adriano Celentano ha iniziato a contattare sette sindaci. Lui li chiama i Magnifici Sette, sono di tutte le aree politiche, e li chiama i Magnifici Sette perché li considera, fra virgolette, politici che però non stanno nel palazzo, li considera quelli che stanno a contatto con la gente, con i problemi della gente. Questi sindaci sono il sindaco di Verona, Flavio Tosi, il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, il sindaco di Roma Gianni Alemanno, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il sindaco di Bari Michele Emiliano e il sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Da una settimana a questa parte, nei vari giorni, ha chiesto loro di segnalargli i nomi di famiglie in condizioni di assoluta povertà, cioè famiglie veramente bisognose o perché hanno problemi perché non riescono ad andare avanti, non riescono. Allora, nel caso che il compenso sia di 350.000 euro, Adriano destinerà 100.000 euro a un ospedale di emergency, che non sta in Italia, un ospedale fuori dall'Italia, in una zona di guerra. Sarà lui stesso a comunicare il nome di questo ospedale, il paese in cui si trova, e su arriva a Sanremo. E 250.000 euro verranno invece dati a 13 famiglie. Nel caso di 700.000 euro di compenso, Adriano destinerà 200.000 euro a due ospedali di emergency, che sono a rischio chiusura, e 500.000 euro saranno destinati a 25 famiglie. Quindi 20.000 euro a famiglia, più o meno, no? Esatto, 20.000 euro a famiglia perché i sindaci hanno detto che sono un aiuto importante con cui una famiglia può andare avanti un anno, famiglie con queste caratteristiche. Loro parlano, ma forse solo per apparire sui giornali, non lo so, si deve parlare di Celentano per apparire sul giornale, mi fa incavolare O questo, per cercare di. mi fa arrabbiare. Poi parlando del compenso di Celentano, il compenso di Celentano, non c'è un artista italiano che può costare più di Celentano. Chi c'è? Ditemelo voi, chi c'è che costa più di lui, che vale più di lui? Chi è che smuove l'interesse che smuove Celentano? Ma chi è? Io so che gli offrono 200.000 euro per fare una convention dove va a cantare 6-7 canzoni, non ci va.
per dire, rifiuta di fare pubblicità. Milioni di euro. Perché si accaniscono su sta cosa dei compensi e del valore di Celentano? Ma scherziamo. Ma Celentano è un artista unico non solo in Italia, nel mondo. Non esiste nessuno che ha una longevità di questo. E quando arriva alla sua età, che ha qualche anno più di me, ma non tanti, arriva e crea questo interesse, questo curioso, e riesce sempre a sorprendere il pubblico. E abbiamo visto quello che ha fatto nei suoi spettacoli e quello che ha costruito e le canzoni che ha lasciato e che ci accompagneranno per sempre. Ma ragazzi, Celentano, chi è che discute quello che vale Celentano? Per me vale il triplo di quello che chiede.